Ciao a tutti, questo video è una conseguenza della diretta di oggi pomeriggio che ho fatto sulla palestra, sulla pagina della palestra Academy of Fighting e sulla mia pagina professionale di Fabrizio Poletti. È stata una diretta, come dire, un po' improvvisata perché non avevo intenzione oggi di fare la diretta, la volevo fare giovedì, però andando in macchina, facendo il viaggio casa a palestra, mi è venuto in mente, stavo riflettendo su un paio di robe, e mi è venuto in mente di fare questa diretta che, come dire, sembra una diretta banale, è per questo che ho voluto fare il video adesso, ma non è così. Non è così. Non è così. Questo è un periodo assurdo, è un eufemismo, ridicolo e imbarazzante. Ma non voglio star qua a entrare nel discorso politico o altro, non mi interessa. Il mio compito, il compito della palestra è portare benessere, quindi come stare carichi in questo periodo ridicolo, questo periodo assurdo, questo periodo che nel momento in cui si va in strada o si entra da qualsiasi parte se non si pulisce bene il posto, e pulire, non intendo soltanto pulire e igienizzare, ma pulire anche l'aria, anche a livello energetico. Nei miei video precedenti, vecchi anche, dicevo che io non ho problemi a parlare di energia, di olistico, di qualsiasi cosa, perché tanto non me ne frega nulla se mi danno del pazzo, non è un problema mio, è un problema degli altri. Quindi quanto è importante mantenere alta l'energia, alto lo stato d'essere, lo stato d'animo, e in questo periodo tantissimo, veramente, veramente tanto. Per gli atleti, oggi ho fatto un piccolo discorso ai miei atleti, e a distanza, ovviamente, perché questo è come dire, il modo. E ho detto che avere degli obiettivi in questo piccoli o grandi che siano, medi anche, avere degli obiettivi e raggiungere e realizzare questi obiettivi fa la differenza tra farci prendere dalle paranoie, farci prendere, come dire, da pensieri brutti, da pensieri depotenzianti, da pensieri negativi, invece che dire: perfetto, oggi, questa settimana, nella diretta, per esempio, ho dato degli obiettivi di raggiungere, di fare almeno 100 squat per tutti i giorni per una settimana. Tutti i giorni. Significa che nel momento in cui io mi metto questo obiettivo, mi pongo questo obiettivo, oggi faccio 100 squat e vedo che sono capace di farli. Li con fatica anche non è un problema, ma lo realizzo, realizzo questi 100 squat, e lo faccio oggi, lo faccio domani, lo faccio dopodomani. Nel mio meccanismo scatta, io parlo personalmente, ma mettetelo dalla vostra parte, nel mio meccanismo scatta quella cosa che allora ce la posso fare, ci riesco. Non sono così incapace, non sono impedito, non lo posso fare. E si parte dal piccolo per poi arrivare in grande. Come stare centrati in questo periodo? Primo, vi consiglio di porvi degli obiettivi, qualsiasi. Leggete un libro e terminate questo libro. Scrivete una pagina e magari dalla pagina viene fuori un libro. Qualsiasi, veramente, qualsiasi. Ponetevi degli obiettivi giornalieri e settimanali e restate su quel focus, restando con la mente e con gli occhi anche, con la visione sui vostri obiettivi, non andrete incontro a perdere la strada. Perdere la strada adesso significa farvi acchiappare, farvi ammassare, farvi schiacciare da tutti quei pensieri, se sentite ringhiare perché c'è Ray che sta facendo il pazzo, da tutti quei pensieri che depotenzianti che vi portano al fallimento, alla svalutazione, all'essere incapaci, al dire basta, mi arrendo. No, raggiungete
i vostri obiettivi piccoli e poi andate in quelli grandi. Non è facile, perché adesso tutti i pensieri depotenzianti, tutti i pensieri negativi, però mi piace più la parola depotenzianti, sono, come dire, all'ennesima potenza. E ho detto nel video scorso, non mi ricordo se nel video o nella diretta scorsa, lasciate perdere adesso le persone pessimiste. Cioè proprio toglietevela dalle scatole, toglietevele. Non servono a voi, non servono al mondo, non servono a nessuno. La lamentela ci sta, 5 minuti, 5, ci sta l'incazzatura, ci sta qualsiasi cosa, poi uno dice, ok, adesso come cambio la situazione? La mia situazione ovviamente, non quella in generale. Cosa posso fare per migliorare questa situazione? Cosa posso fare per stare meglio? Allora sì, se ci si concentra sul, cacchio, quello ha detto così, quell'altro ha detto cos'ha, oddio adesso falliamo, adesso chiudiamo, adesso è... Cosa serve? Primo, l'ho scritto in un post, le persone che continuano a lamentarsi rompono i coglioni. Lo dico proprio chiaro e tondo, rompono i coglioni. Cioè sono pesanti da avere intorno. Lasciatene andare. Chi non è d'accordo su questo video non è un problema. Può eliminarmi tranquillamente dall'amicizia, no vabbè, a parte gli scherzi, se non lo vuole fare cavoli suoi, tanto... Però, credetemi, il primo step, vi alzo il pollicione, il primo step è porvi degli obiettivi e restate focalizzati su quegli obiettivi. E il secondo step per mantenere l'energia alta, cacciare dalla vostra vita in questo periodo le persone pessimiste. Cacciatele proprio, ditele. Non ho bisogno di te. Oppure, non ho bisogno, no, magari è brutto, però ditelo con educazione. Che ne so, sì, va bene, ne parleremo poi. Ok, grazie dell'attenzione e niente, ci vediamo, vediamo se giovedì faccio la diretta, molto probabilmente sì, perché voglio dare altre cose, quindi magari un altro circuitino, non sono sicuro perché voglio prima aspettare che facciate quei 100 squat, mi raccomando, quello è un bel obiettivo. 100 squat al giorno, da oggi fino a lunedì prossimo. Vi auguro una buona serata, perché tanto il video lo pubblico adesso, e niente, qualsiasi cosa, messaggiatemi, non è un problema. E noi siamo, noi parlo non perché ho tante personalità, perché come staff della palestra siamo un po' di più, siamo sempre a disposizione. Vi sentite giù, vi sentite demoralizzati, vi sentite piuttosto, fate un trillo o se non rispondiamo mandate un messaggio e noi ci siamo, non perché siamo un centro di ascolto, non perché, ma perché fortunatamente siamo sempre carichi a mille, adesso più che mai, e noi portiamo benessere. Quindi, buona serata, anche perché sono 7 minuti e 48, tantissimo, alla fine quando comincio a parlare è un casino, va bene, ciao!